È il momento di garantire una presenza capillare nei territori, dice l'avvocato Francesco Nevoli, fresco di nomina giunta direttamente da Giuseppe Conte a coordinatore provinciale della forza politica. In attesa di conoscere i dati ufficiali degli iscritti al Movimento 5 Stelle a Taranto e provincia, dopo il buon risultato comunque raggiunto nel territorio tarantino nelle ultime elezioni politiche, nelle quali il movimento correva in solitaria, si va verso una strutturazione, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Non si dimentichi che la Puglia in generale fu terra di conquista per il Movimento 5 Stelle nelle elezioni politiche del 2018, ma troppe le promesse disattese tuonarono poi i tarantini nel corso della legislatura. Il presidente Conte già da tempo ha inteso avviare un percorso di radicamento sul territorio del Movimento 5 Stelle, inizialmente nominando i coordinatori regionali e negli ultimi giorni sono stati nominati i coordinatori provinciali e probabilmente saranno nominati anche i coordinatori cittadini. Al tempo stesso il movimento sta provando anche a radicarsi sul territorio mediante la formazione dei gruppi territoriali. Un primo passo, dichiara Nevoli, per continuare a lavorare secondo lo schema della piramide rovesciata. Ogni gruppo territoriale poi potrà indicare un proprio referente che sarà in buona sostanza il rappresentante della base. Quindi, come al solito, il Movimento 5 Stelle ragiona con la piramide rovesciata, in cui sulla sommità c'è la base, che poi dà le indicazioni ai portavoci che sono all'interno delle istituzioni.